Un network per l'infanzia e l'adolescenza a Napoli è la realtà che emerge dal progetto pilota che nasce dalla collaborazione fra Comune di Napoli e Telefono Azzurro ed è cofinanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'obiettivo è quello di migliorare le condizioni evolutive di bambini ed adolescenti vittime di abuso e sfruttamento sessuale. Da una parte creare un intervento immediato di tutte le agenzie già esistenti in modo sempre più sinergico, l'altro il trattamento delle vittime di abuso che spesso vengono dimenticate e anche protocolli, procedure di intervento che coinvolgendo anche il mondo dei media, perché il problema è di far sì che i bambini vengano protetti dall'informazione che spesso li riguarda, ma soprattutto occorre aiutare i bambini e le loro famiglie quando succedono queste drammatiche situazioni, cercando soprattutto di prevenirle. Questo sarà un po' l'impegno, quindi anche un grande coinvolgimento del mondo della scuola perché su queste tematiche sia in prima fila. Nell'antisala dei Baroni al Maschio Angioino stamattina sono stati illustrati gli strumenti dell'iniziativa, come la rete tra i soggetti coinvolti nella tutela dei diritti dei bambini, la consulenza specialistica per la gestione dei casi ed un tavolo tecnico di raccordo nei casi di abuso all'infanzia. Ottimizzare le poche e le scarse risorse destinate appunto ai minori a rischio e mettere in piedi una politica che metta al centro il bambino con le tutele.